Bentornati ragazzi, sono Salader 52 e oggi continuiamo la nostra avventura su Mario e Luigi Fratelli nel Tempo. Nello scorso episodio siamo tornati dal castello di Bowser Jr. del passato al nostro mondo e abbiamo fatto vedere il pezzo di Stella Cobalto al professor Strambic. Però il pezzo di Stella Cobalto che abbiamo portato ai nostri tempi ha reagito con quelli rimasti nel passato e ha aperto un'altra breccia temporale e ci ha portati qui in questa foresta dove nello scorso episodio abbiamo scoperto perché abbiamo incontrato una Toad dal nome Toadorica che ci ha detto che la principessa Peach è stata rapita dalla principessa Shrub e la Stella Cobalto è stata distrutta e divisa in pezzi e ci ha detto che nel laboratorio Linfa ne troveremo sicuramente uno, quindi in questo episodio andremo al laboratorio Linfa, dove so che ci spiegheranno una nuova meccanica nel combattimento e vi anticipo che sarà con Baby Mario e Baby Luigi, solo che non vi dico cos'è perché poi la vedremo quando ci arriveremo. Visto che ci hanno detto che la Stella Cobalto è stata divisa in pezzi, abbiamo trovato i primi jeans mani nude si chiamano. Comunque, visto che sappiamo che la Stella Cobalto è stata divisa in pezzi, potremmo ipotizzare quanti ne sono, così magari per provare a vedere. Fatemi vedere, allora sono più 5 in attacco, però mi toglie 15 di difesa. No, sinceramente no, perché è vero che la difesa, se non vengo colpito, è inutile. Però 15 è tanto, e 5 di attacco invece no. No, non è qui che dobbiamo andare. Comunque, visto che la Stella Cobalto è una stella, si potrebbe ipotizzare che ogni punta sia un pezzo. Quindi ci sono 5 punte, quindi ci saranno 5 pezzi da dover prendere. Ma vedremo se sarà così in futuro. Nel frattempo sono usciti 5 Koopa Leonti in questa battaglia. Ok, ho sbagliato a saltare, ho saltato con Luigi invece che con Mario. Quando non riuscite a contrattaccare un Koopa Leonte che vi è venuto addosso rimarrà invisibile. In realtà non so se è una cosa positiva o negativa il fatto che rimane invisibile, perché non dà niente, solamente che non si vede, anche se in realtà un po' sì, però... non è che se viene ad attaccarvi allora vi fa più danno visto che è invisibile. Ah, Mario 6, speriamo anche Luigi, che c'è sempre quel delay di 6 punti di esperienza. No, qua c'è solamente un 2, qua c'è un 4, 3, va bene, dai, 3 sull'attacco è ottimo. Ok, anche Luigi è salito, vediamo, magari i baffi, perché sempre quelli si deve controllare. C'è un 5, dai, 1, vabbè, ci ho provato, dai, ci ho provato. Il più 3 sull'attacco di Mario vuol dire che adesso può darsi che arriva a fare già 20 di danno. Riesco a saltare su questo tipo Boo? Non ci riesco. E dai, ok, perfetto. Il tipo Boo ce ne sono 3, insieme anche a una pianta piranha. In realtà non si chiama pianta piranha, vabbè sì, l'ho detto nello scorso episodio. Il tipo Boo in questo momento è quello che... è più difficile da contrattaccare, infatti mi sono fatto colpire, oppure ho sbagliato a premere con Mario. Troppi errori in queste poche battaglie. Comunque la prima volta che vediamo la pianta piranha, che ci sono anche Mario e Luigi e non solo Baby Mario e Baby Luigi. No, mi sono fatto colpire di nuovo, salto troppo presto. Ok, adesso ho saltato bene, devo aspettare giusto un secondino in più prima di saltare. Perché sennò appunto mi faccio colpire. Comunque abbiamo visto che Mario fa 15 di danno, non già 20, forse avevo esagerato un po', però quello in realtà è tutto in base anche alla difesa di chi stiamo colpendo. Anche se abbiamo fatto 15 lo stesso sul tipo Boo, e la difesa del tipo Boo e della pianta piranha non dovrebbe essere simile, anche perché la pianta piranha ha molta difesa, e il tipo Boo in realtà non lo so. Comunque, utilizziamo tutti i funghi che possiamo su chi ha subito danni. Sono 4 su Baby Mario, ma sì, dai, curiamo tutti. Tanto i funghi li abbiamo, 25 ancora, me ne sono rimasti. Quelli là, tanto, li si utilizza solamente a inizio gioco. Poi più avanti ci saranno quelli... ok, non si può parlare con Toad. Quelli che curano di più, quindi utilizzeremo gli altri sicuramente. Allora, quello è il laboratorio Linfa, solo che non possiamo entrarci perché non ci sono ancora le piattaforme. Dobbiamo prima disattivare i sistemi di sicurezza per così attivare le piattaforme. Aspettate perché c'è quella pianta piranha là, me la voglio sfidare con tutti e quattro insieme.
non ci passa, va bene. Forse ero storto. Allora, in quella specie di albero tagliato a metà, non so in realtà che cos'è, però dove buttiamo i bimbi non è un dungeon come nello scorso episodio, ma semplicemente dobbiamo utilizzare i bimbi come abbiamo utilizzato Mario e Luigi per fare il dungeon dove era tutto buio e dovevamo saltare sotto il blocco dove c'era il sole, così per illuminare la stanza. Qui invece sarà diverso, dovremmo muovere solamente una piattaforma utilizzando Baby Mario o Baby Luigi per far muovere Mario e Luigi. Quindi non servirà a cambiare gli schermi, perché in realtà lo schermo superiore questa volta fungerà da, come nello scorso episodio, lo schermo inferiore. Si muoveranno Baby Mario e Baby Luigi solo quando premerò io il tasto per far muovere la piattaforma, che adesso vediamo, che in realtà non l'abbiamo ancora visto. Ok, è troppo alto, vabbè, ci ho provato. Comunque, ributtiamo i bimbi dentro all'albero tagliato. A me sembra un albero, poi in realtà non lo so. Comunque c'è il tasto con la freccia, che appunto serve per muovere questa piattaforma. Noi ci dobbiamo mettere sopra e in base a dove sta girata la freccia la piattaforma si muoverà. Quando poi c'è il quadrato, risaltando si fermerà la piattaforma. Che troviamo? Tessera fuga. Dovrebbe servire... Cioè in realtà è inutile, però serve per consumare poche monete fuggendo dalle lotte. Solo che noi non fuggiremo mai, quindi è inutile equipaggiarla questa, perché non voglio fuggire, visto che voglio prendere tutti i punti esperienza possibili dalle lotte e da qualsiasi lotta che c'è. Tant'è che vi ho detto appunto che più avanti quelle là lente le taglierò. Allora, c'è il tubo, in realtà è meglio farlo con Mario e Luigi, perché sennò poi dovrei tornare indietro dopo aver ripreso Baby Mario e Baby Luigi, anche se in realtà sono il tubo è nella prossima zona, proprio perché appunto non potrebbero venire Baby Mario e Baby Luigi se non così. Solo che alla fine non cambia poco se lo facevo con tutti e quattro insieme o con solo Mario e Luigi. Ovviamente sono sempre punti esperienza che potevano essere utili a Baby Mario o Baby Luigi per salire di livello, ma è una lotta e basta, cioè sono tre nemici e basta. Comunque vorrei riuscire a contrattaccare il tipo Boo invece solamente di evitare. Niente, mi sono fatto colpire ancora. Devo cercare di capire precisamente quando è il momento di saltare, perché dovrei saltare. No, mi sono fatto colpire pure a Mario. Incredibile. O non imparerò mai, o forse devo stare calmo quando mi sta attaccando. Spero che ne troviamo un altro, perché voglio sinceramente riuscire a contrattaccarlo invece che subire solo danni. Ecco il tubo che dicevo prima, adesso ci servono Baby Mario e Baby Luigi per forza, perché dobbiamo attivare questo blocco che si trova qua sopra. Ah, però prima vediamo cosa c'è qua. Monete, perfetto. Ok, no, niente tessere. In realtà speravo di trovare qualche tessera magari più utile della tessera fuga. Anche la tessera fungo forse andrebbe bene. Comunque qui dobbiamo saltare prima con Mario utilizzando la A. E poi, mentre siamo ancora in salto con Mario, se premiamo X, Baby Luigi salterà e andrà poco poco più in alto. Serve per forza questo pattern per attivare quel blocco. E poi ovviamente, come ci hanno spiegato nello scorso episodio, dobbiamo premere ogni tasto per attivare tutti i blocchi. Abbiamo trovato dei fiori fratelli, non so se sono i primi o meno, però me ne sono accorto adesso. Magari più avanti nell'episodio li utilizzo. Allora, tipo Boo, voglio... Ok, ce ne sono tre, perfetto. Adesso devo riuscire a colpirli. Uno fatto. Cerchiamo di colpirli tutti quanti. Due, ok, quindi forse ho capito quando è che devo saltare. Poco dopo che è diventato un fantasma effettivamente e si sta avvicinando a chi deve colpire, o Mario o Luigi, devo saltare. Se riusciamo a vedere anche Mario, magari... Ok, adesso ho attaccato Mario. Sì, ok, quindi sono riuscito a capire finalmente quando è che devo saltare e li ho sconfitti tutti quanti con il contrattacco. E Mario è salito anche a livello 7, spero anche Luigi. Vediamo, ho 3 sulla difesa, ottimo, dai, 3 sulla difesa è buonissimo. Dovevo controllare magari anche i baffi di Mario. C'è un 5, 4 va benissimo, non ho proprio niente da dire. Ora i baffi di Luigi sono a 37. Non è che fa che fortuna ogni volta che attacca, però
4. Ho preso il massimo anche nei baffi di Baby Luigi e Baby Mario, scusate. Magari vediamo anche quelli di Baby Luigi. 4 anche qua. Che cos'è successo? Allora, ho preso 3 sulla difesa a Mario, 4 sui baffi di Luigi, 4 sui baffi di Baby Mario e 4 sui baffi di Baby Luigi. Se non faccio un che fortuna adesso, penso che è tutta una cosa montata. Comunque Mario non arriva ancora a fare 20, è 19 però, 19 di certo non è poco, però poteva fare 20, almeno proprio preciso 20, così era più bello di 19. Considerando che adesso ho aumentato i buffi di 3 persone su 4 a più 4, nuovo che salgono di livello dovrò per forza utilizzare il bonus su altre statistiche, perché i buffi avranno forse o solamente tutti uno, o se non ci stanno tutti uno ci sarà solamente un 2. Che prendere 2 sui buffi è sempre ottimo, però se in altre statistiche c'è un più 3, un più 4 o anche fino ad arrivare a più 6, è meglio provare a prendere quello e sperare di prendere il più 6 invece che prendere solo un più 1 o un misero più 2 sui buffi. Allora, stessa cosa di prima, adesso ci dobbiamo mettere sopra questa piattaforma e farla muovere con Baby Mario. Arrivo prima tutto a destra perché ho visto che ci sta un blocco con il punto esclamativo da azionare. E poi dopo proviamo a scendere sotto perché potrebbe esserci altra roba. Cioè, in realtà ricordo che da una parte si scende sotto, però forse non è qui. Vabbè, provare in realtà non costa nulla, quindi ci provo. Metto la freccia sotto. Ok, no, mi ha fermato. Quindi no, non si può andare sotto. Vabbè, allora torniamo indietro. In realtà sarebbe più veloce il modo per tornare indietro, buttarsi sopra gli spuntoni, perché non tolgono vita, ci fanno solamente riniziare da dove abbiamo iniziato. Quindi è più veloce, però è un brutto modo di tornare indietro, quindi meglio farlo così. E potrei anche avvicinare la piattaforma alla terra, così senza dover saltare. Alla fine non era niente di che, però dovrebbe esserci come prima proprio un tubo per richiamare i bimbi, perché dobbiamo rifare la stessa cosa di prima e disattivare l'altra mano, e disattivando l'altra mano si attiveranno poi le piattaforme che abbiamo visto quando siamo arrivati vicino al laboratorio Linfa. Adesso volendo si potrebbe già andare. No, in realtà forse no, perché visto che per muoverci abbiamo dovuto usare una piattaforma e Baby Mario e Baby Luigi sono dovuti andare dentro un albero tagliato e stava all'inizio giustamente. Forse se tornare indietro non possiamo. Quindi dobbiamo per forza fare questa parte qui, che era la parte poi che ho detto prima, dove si scende di sotto con la piattaforma. Ci sono alcuni oggetti da prendere, spero di non mancarne nessuno, perché magari potrebbe esserci anche qualche tessera o qualche jeans o pantalone utile, e quindi vorrei prenderli. Comunque, volevo dirvi una cosa sul fatto che è un peccato che non ci saranno più giochi come questo. In che senso? A due schermi, no? Visto che adesso di Nintendo c'è la Switch e tutti i DS o 3DS o anche il 2DS, sì, sono finiti, cioè non fanno nemmeno più una produzione, non ci saranno più giochi incentrati a due schermi, proprio perché la Switch ne ha uno solo. È un peccato, perché questo modo di fare era fantastico, ma anche solamente il touch, no? La Switch sì, è touch, ma la maggior parte dei giochi non sfrutta il touch. Il touch lo potete utilizzare nella home sicuramente, ma in alcuni giochi no. E questa cosa si è rivelata brutta anche per i remake di Diamante e Perla, ad esempio, no? Perché c'era il Pokégron, che però lo hanno aggiunto, sì, perché giustamente nei giochi originali c'era, solo che per utilizzarlo calzoni follia ottimi, dopo li equipaggiamo. Solo che per utilizzarlo era brutto, perché a parte che ti toglieva un po' di schermo, è vero che era in alto a destra e quindi non dava molto fastidio, perché in alto a destra non c'era quasi niente, e poi quando facevano le battaglie non c'era.
Solo che per utilizzarlo bene si doveva mettere a schermo intero. Però mettendolo a schermo intero non potevi giocare nel frattempo. E questa cosa a me personalmente non è piaciuta tantissimo, proprio perché, a parte che Diamante e Perla, anche Platino ovviamente, sono i miei giochi Pokémon preferiti, e quindi il remake me l'hanno rovinato in un modo che non avrei voluto vedere. Però il Pokécron ridotto così, io l'ho utilizzato praticamente solo per le MN, che poi è effettivamente il suo unico utilizzo. E nemmeno tutte, perché poi la maggior parte delle MN si utilizzavano anche solo parlando con l'oggetto. Solamente Volo o Scacciabruma. No, in realtà nemmeno Volo, perché Volo era dalla mappa. Accesso vietato. Noi i Martel Koopa dobbiamo schiacciare gli intrusi. Noi siamo alleati degli Shinob. Vi schiacceremo come moscerini. Riceviamo gli ordini attraverso le antenne sui nostri caschi. Dobbiamo eseguire gli ordini e schiacciare gli intrusi. Voi, uguale intrusi, preparatevi ad essere schiacciati. Ci sono ancora intrusi, schiacciare tutti gli intrusi. Non ci sfuggirete, siete nostri. Noi in Martel Koopa vi schiacceremo. Allora, spero vi sia piaciuto il mio robot. Immagino che loro parlano un po' robotici, perché non è la loro voce quella con cui parlano. Vediamo se mi ricordo i pattern. Ok, sì, mi ricordavo bene. Praticamente i Martel Koopa, è il loro nome, hanno due pattern di attacco. Praticamente quando dopo aver schiacciato il suo compagno con il martello va indietro e la punta del martello si toglie, significa che dovete rimanere fermi, non dovete saltare, perché il Martel Koopa vi salterà. Se saltate invece prenderete danno. Quando invece il martello non si toglie ma rimane, dovete saltare poco prima che vi sta arrivando addosso, così da fare il contrattacco. Dopo, che sicuramente riusciremo a sconfiggerne solo uno e uno rimarrà e proverà a farci qualche attacco, c'è anche l'attacco singolo dei Martel Koopa, solo che ve lo spiego dopo quando lo stiamo per vedere. Adesso, per chiudere il discorso di prima sul fatto della Switch e altro, spero che i remake di quinta generazione, che ormai non sono imminenti per fortuna, ma secondo me, considerando che a fine anno di quest'anno avremo la nona generazione, può darsi che l'anno prossimo avremo già i remake di quinta generazione, e spero di no con tutto il cuore, ma comunque devono farli bene, perché se me li fanno come quelli di quarta generazione io mi arrabbio ancora di più. Solo che se mi arrabbio io non posso fare niente, cioè me li dovrò prendere e basta come li hanno fatti. Comunque un Martel Koopa è andato, è rimasto solamente uno, abbiamo anche già visto il suo attacco, ma ve lo spiego tranquillamente. Praticamente lancia il suo martello e cerca di colpire o Baby Mario o Baby Luigi. Non so se c'è un pattern diverso, ma secondo me no, è solo questo. Magari cambia la velocità del martello. Comunque dovete saltare quando vedete il martello che cadere a terra. Quando lo vedete cadere a terra voi saltate, così riuscite ad evitarlo. Ora non so se c'è anche il pattern del martello che invece di passare sotto di voi e quindi colpirvi, salta e voi dovete rimanere fermi. Prima vi ho detto che volevo utilizzare un fiore fratelli per farvi vedere come funziona e niente, praticamente non l'avete visto. Forse dopo lo utilizzo ancora, se mi ricordo. Wow, l'antenna è distrutta, cioè è mitico. Ehi, anche la mia è distrutta, troppo bello, cioè sentivi come parlavamo. Sì sì, cioè parlavamo troppo strano, sai, credo che ci abbiano liberato sti due. Tu credi? Piccole, siete state voi a liberarci? Troppo grandi, grazie mille, cioè ci avete salvato il guscio, non eravamo in noi. Dobbiamo troppo ringraziarvi, beccatevi i nostri martelli di scorta.
Così sarete Martel Coop anche voi, prima però vi insegniamo ad usarli. E quindi tutorial time. Pronti ad imparare l'ABC delle martellate? Cioè vi spieghiamo tutto, aprite bene le orecchie. Ok, punto primo. Premendo R le icone diventano un martello ed una piccola spirale. A questo punto con X e Y farete cose diverse, cioè fin qui è tutto chiaro? Una volta cambiate le icone azioni con R, basterà premere X. Cioè così tu, Baby Mario, userai il martello, bang! Potrai fare a pezzi ostacoli, pareti e tante altre cose, provaci piccoletto! Io vi aspetto lì avanti. Allora, in realtà il tutorial è abbastanza autoesplicativo, non c'è niente di difficile da dover capire. Hanno spiegato pure abbastanza bene. Wow, ha un talento naturale, ora vi spiego la seconda azione martello. Questa è troppo forte, cioè vi permette di passare sotto i cancelli e simili. Come già detto, premendo R l'icona azione cambia. Premendo Y, tu Baby Luigi sali sulle spalle di Baby Mario e premendo di nuovo Y e zzz, farete un buco in terra, come foste una trivella, cioè troppo forte, no? Dovreste riuscire a passare sotto questo cancello. Per risalire vi basta premere X o Y, dateci dentro. Rock and roll. Questa meccanica secondo me è la più bella, anche se ce ne sono altre più avanti che sono sempre incredibili da solamente pensarle. Dimenticavo, non potete scavare nel terreno duro, cioè duro come quello qui sotto. È abbastanza facile da capire, ma quando il terreno è terra oppure che sembra gomma come quello viola che stiamo vedendo, ci possiamo scavare, mentre quando il terreno è di metallo no. E qui, cioè, finisce la lezione sui martelli. Un secondo, un'ultima dritta. Quando sarete là fuori cercate dei simboli strani, cioè quando vedete un simbolo per terra scavate e poi risalite. Risalite da sotto un simbolo e otterrete un fagiolo. Se trovate molti fagioli vi succederanno tante belle cose. E questo, cioè, è davvero tutto. Usate i martelli per salvare i vostri due amici. Rock and roll! Finalmente abbiamo anche i martelli. Non dovevo utilizzare il martello. Allora, vediamo di andare avanti e cercare di salvare Mario e Luigi. Adesso tutte le meccaniche che vedremo ovviamente sono con martello e spirale, giusto perché ce l'hanno spiegato adesso. Ma comunque sì, sono cioè bellissima questa meccanica, penso sia la migliore o almeno quella che mi piace di più, solo che altre meccaniche che verranno in futuro saranno sempre belle. Allora, ecco qua il primo fagiolo e finalmente posso spiegarvi a che cosa servono. Innanzitutto la X che stavamo vedendo per terra e che vi avevo fatto notare già nel castello di Bowser Jr. Sono questi fagioli. I fagioli serviranno più avanti nell'avventura per comprare oggetti, ma soprattutto tessere. E le tessere che si vendono con i fagioli sono molto, ma molto utili. Ovviamente ci sono anche vestiti che si possono comprare tra tute e jeans, e devo smetterla di usare il martello così a caso, solo che le tute o i jeans che si possono comprare non sono utili tanto quanto le tessere, però magari se ci avanzano dei fagioli più avanti ovviamente potremo provare a vedere le tute appunto, e se sono davvero utili di quelle che abbiamo in quel momento le prenderò sicuramente. Ok, allora abbiamo attivato anche il secondo bottone. In realtà c'è ancora un tutorial da vedere perché il martello lo dobbiamo usare anche in battaglia. Quindi ci sarà adesso, mi sa, il tutorial. La spirale no, in battaglia non verrà usata. Cioè sì, ma in un altro modo. Cioè non con Baby Mario e Baby Luigi, però quello ancora più avanti. Sempre in questo episodio mi sa che lo vediamo. Bello il fatto che Baby Mario e Baby Luigi, visto che sono piccoli, passiamo nei condotti di areazione. Ehi! Cioè, pensate un po', adesso vi insegniamo a usare i martelli, cioè durante una lotta. Scegli il martello.
Allora, posso tranquillamente spiegarvi anche io questo tutorial, perché è più veloce e in realtà è meglio che ve lo dico io invece di leggere. Praticamente, come vi ho detto prima, i martelli vengono utilizzati anche in lotta. Dobbiamo aspettare che vibri prima di premere il tasto di Baby Mario o Baby Luigi, quindi X o Y, e così faremo danno. Se non premiamo giusto in tempo, si toglierà il martello e rimarrà solamente il bastoncino, e colpiremo col bastoncino facendo meno danno, ovviamente. In contrattacco invece è sempre col martello, dobbiamo aspettare che il nemico, ho sbagliato, si avvicina a noi e poi colpirlo. E ho sbagliato, non so per quale motivo ho utilizzato Baby Luigi invece di Baby Mario. Comunque, il nome di questo nemico è Shrupa Spinoso. Non è bellissimo da dire, però lo Shrupa Spinoso, il pattern di attacchi l'avete visto, praticamente si mette avanti a noi e ci carica, e noi dobbiamo colpirlo col martello. Adesso vorrei provare a fare una cosa, perché considerando che con Mario, oppure in realtà con tutti, se saltiamo sopra un nemico iniziamo la battaglia con un danno già fatto. Qui ovviamente non possiamo farlo, perché se saltiamo in testa allo Shrupa poi ci fa danno, perché giustamente ha le spine e ha anche una possibilità di avvelenarci, perché è velenoso. E può anche avvelenarci se sbagliamo e non facciamo il contrattacco, ma ci colpisce, ci può avvelenare. Comunque, quello che vorrei fare, dovevo andare di là prima. Prima della battaglia, invece di saltargli addosso, se noi riusciamo a colpirlo con il martello, iniziamo la battaglia con lo Shrupa, tutti quelli che si trovano nella battaglia storditi. Ok, ce l'ho fatta adesso, quindi ora Baby Mario ha sbattuto il martello per terra e ha stordito lo Shrupa. Ce n'è solo uno, però in realtà stordisce tutti quelli che si trovano nella battaglia. E se per tutto il tempo che rimangono storditi non attaccheranno, ovviamente. In questo caso siamo riusciti a fare 4 turni, tanti da riuscire a battere lo Shrupa. Ovviamente poi se ce ne sono di più, magari riusciamo a batterne uno, ma l'altro ci colpirà perché si guarirà. Non so quanti turni può rimanere stordito, non ce l'ho fatta adesso purtroppo. Forse in realtà proprio 4 è il massimo. Magari lo vedremo più avanti, forse, anche se non lo so. Ah, ecco, è anche capitato questa cosa che vi volevo dire. C'è la possibilità che in battaglia, quando utilizziamo il martello su di tutti, ha una possibilità di stordirlo, così da fargli perdere i turni, come è successo adesso. Dopo quel turno di Baby Luigi avrebbe dovuto attaccarci lo Shrupa, solo che invece l'abbiamo stordito. Ecco, come avete visto adesso invece abbiamo iniziato la battaglia stordendo due Shrupa e si sono curati da soli dopo solo 2 turni, quindi in realtà si varia, però in realtà abbiamo continuato ad attaccare noi, quindi in realtà il turno lo perdono lo stesso. E quindi ovviamente conviene tutte le volte riuscire ad iniziare la battaglia stordendo il nemico, e l'abbiamo stordito di nuovo. Ovviamente è tutto a percentuali, quindi stiamo avendo molta fortuna. E Baby Mario a livello 8, sicuro anche Baby Luigi, perché i loro punti di esperienza sono a pari. Più 3 sull'attacco, perfetto, quindi ha staccato l'attacco di Luigi. No, in realtà no, perché mo ha 18 e Baby Mario 19. No, in realtà no, vediamo i buffi, no, nemmeno. Potrei provare, c'è un 6 qua, ah, peccato. C'era il 6 sopra la difesa, ho preso 1, però provare è sempre utile. C'è un fagiolo, direi di prenderlo immediatamente perché sono troppo utili. È molto utile andare jeans mani nude, ok, forse è quello che abbiamo preso prima. In realtà mi sono pure dimenticato, ok, scusa il disturbo, ti devo insegnare a contare i fagioli. Premi A, premi a destra o R, mi segui? Qui puoi vedere il numero di fagioli che i bimbi hanno estratto da terra. Non ho altro da aggiungere, avanti a tutto gas. Ok, va bene, no, io volevo vedere i vestiti. Ok, sì, jeans mani nude è lo stesso che abbiamo preso prima, non lo metterò ovviamente. E i calzoni follia, ah, non li posso mettere perché sono di Mario e Luigi e non ci sono adesso. Ok, quindi
Devo vederli dopo, se mi ricordo. No, spoiler. Se andiamo a destra adesso, mi sa che arriviamo alla stanza con l'albero gigante, che dovrebbe essere dove si trovano Mario e Luigi. Giusto? Sì, ok, perfetto, ricordavo bene. Allora, dobbiamo distruggere queste sfere d'energia con il martello. Vedete, Mario e Luigi sono nel naso dell'albero. Manca solo l'ultima, direi che è abbastanza facile da fare questa cosa. Ehi! Bravi, avete trovato gli altri due. Eh già, tutti per uno, uno per tutti. È così che si fa. Cioè, adesso vi insegniamo a usare il martello quando siete in spalla a due adulti, ok? Allora, come tutti i tutorial vi spiegherò anche io questo. Praticamente dobbiamo scegliere il martello, premere X o Y per scegliere l'avversario, premere poi A per far salire Baby Mario sulle mani di Mario o viceversa Baby Luigi sulle mani di Luigi, e poi ripremere Y o X per fare il danno. Quando ci stanno attaccando è la stessa cosa di quando stanno Baby Mario e Baby Luigi da soli, basterà tenere premuto il tasto e rilasciarlo quando ci sta per venire addosso. Però si deve fare attenzione perché si potrebbe sbagliare. Adesso si preme A, poi X, poi di nuovo A e poi si deve premere X subito. Infatti ho sbagliato. Ok, sì, ho sbagliato di nuovo. Dobbiamo premerlo appena Baby Mario e Baby Luigi salgono sulle mani di Mario e Luigi, perché sennò appunto si sbaglia. E niente, ho sbagliato ancora una volta. Adesso cerco di... Niente, non ce l'ho fatta. Allora, devo in realtà essere più veloce. Mi sono fatto pure colpire due volte. Devo cercare di premere il tasto subito, perché sennò appunto cadiamo. Ok, ce l'ho fatta, perfetto. Ovviamente questa meccanica qui la dobbiamo utilizzare contro quei nemici che invece di essere lisci o piatti hanno delle spine sopra il loro dorso o la testa, perché giustamente non gli possiamo saltare sopra perché sennò ci fa danno, e quindi serve utilizzare il martello. Adesso potrei magari andare giù a salvare, anche se c'è solamente l'ultima stanza da fare, quindi forse ce la capiamo in due minuti. Oddio, ci sono un po' di nemici. Vabbè, no, dai, facciamoci anche quest'altra stanza e poi stacchiamo l'episodio. Allora, questo qua è un nemico nuovo, si chiama Dottore Shrub o Shrub, vabbè, sì, come volete chiamarlo. Il suo pattern di attacchi in realtà lo vedremo anche nel prossimo episodio. Magari vi spiego il suo contrattacco, non il nostro, il suo. Praticamente, come state notando, ha preso due funghi in mano. Prima un fungo normale e poi un fungo con un teschio sopra. Se non riusciamo a colpirlo in tempo e a non fargli cadere il fungo, lui lo mangerà. Se mangia quello buono diventa super forzuto e quando verrà a contrattaccarci ci farà un sacco di danni. Ovviamente se riusciamo a contrattaccarlo no, però ci fa molti danni se non riusciamo a colpirlo. Al contrario invece, se mangia il fungo col teschio diventa piccolissimo e se riusciamo a contrattaccarlo noi gli faremo moltissimi danni. Invece, quando ci viene ad attaccare da davanti, utilizza la pistola e in base a dove si gira ci attaccherà con la pistola. Vabbè, dovremmo saltare praticamente, quella è basilare in realtà. La cosa nuova è quella che vi ho detto col fungo. Come avete visto sia nella battaglia di prima che in quella di adesso, lo Shrupa ci ha attaccato per due volte di fila. E infatti mi sono fatto colpire perché non me lo ricordavo. Però vabbè, alla fine non è niente di che. Quando ci attacca due volte di fila dobbiamo premere per due volte il tasto del martello. In questa battaglia abbiamo avuto un nuovo nemico che si chiama Lucky Tufo. Praticamente il Lucky Tufo ci attacca a noi venendoci addosso e lanciandoci uno Shrupa chiuso.
Se ci colpisce ha la possibilità di avvelenarci e ci fa danno ovviamente. Quando poi in battaglia, se ce ne sono due, c'è la possibilità che cacciano degli shrupa e si aggiungono alla lotta. Utile ovviamente per esperienza, però allunga la lotta ovviamente. Come avete visto prima, contro il Lucky Tufo mi sono sbagliato, avevo preso il martello, poi ho tolto perché appunto me ne sono accorto. Ovviamente non possiamo colpirlo col martello perché vola. Se noi ci avviciniamo e poi proviamo a colpirlo col martello, lui si alza in aria e lo manchiamo. Comunque Mario è livello 8, direi di potenziare più 6 sulla velocità. Ora 30 di velocità sicuro è velocissimo. No, Luigi non è salito. È sempre per colpa di quei 6 punti esperienza famosi. Allora prendiamo questo fagiolo e poi mi sa che abbiamo finito, perché sì, nella stanza c'è il tubo. Quindi io vi inizio a salutare. Vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. E se volete, in descrizione c'è il link per il mio Instagram, venite a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video.